Salve gente. È ancora cambiata l'intro? No, è sempre uguale. Perfetto. Un bel voiceless voice documentica, perché qua siamo poveri e le divine le abbiamo vendute. Più che altro erano ristampate, quindi... Sì, infatti, sicuro. Ready Collection 2, speriamo in te. Una roba molto semplice, tanto tutti conosco voiceless. E niente. Quindi parlo dal main, quindi... Penso sempre uguale per tutti i mazzi, in realtà, il main. Quindi, tra lo facile, carta forte, tipo del millennio. No, tre, veramente molto forte. È, uno di, è un rituale bello, è quasi come ritual dogmatica. Però potresti infilarci dentro no. Un bel coso che guardi l'extra deck, mandi tutto via, fai fiu 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 fiu. Ah, no, no, no. Albazoa? No, 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 noi non lo vogliamo. Mia madre. Lo schifo non lo vogliamo. Mia madre, Albazoa. La carta più bella di tipo tutto Yu-Gi-Oh, se non l'hai mai vista, guardate. E vabbè, tipo, penso anche la più sbroccata insieme a lei, praticamente forte. Dato ti manda giù la rituale e coso. E ti ha un mostro. Poi abbiamo il mono per di Saurobis classico. Ma è due per di Skullgar e la mono per di Sauravis. Gioco il mono per di Sauravis perché gioco il Pendulum Graph, che secondo me è forte in sto meta, perché beh, è sempre forte in realtà, perché uno va al time perché burna di 300 per ogni special dell'extra e il time ce l'abbiamo. Poi mal che vada vi può dare la spell rituale da cimitero o da deck e va in combo poi con la trappola continua e oltretutto fa da negate di magie, quindi sempre buono avere, anziché due Saurovis, perché due Saurovis possono... Sono forti perché tendono gli effetti che targettano, quindi quando li tirano in perma su di lei, essenzialmente. Però due è un po' bricca, hanno detto sinceramente, quindi meglio così, secondo me. Poi, classico sempre, due Ritual, tre Barrier e una Radiance, vero? Perché prima era, non mi ricordo come si chiama in giapponese. E come avevo detto prima, beh, queste sapete già tanto. Viada fa partire combo, quindi non penso bisogna spiegarla. L'unica roba che secondo me è bella spiegare è la loro interazione. Quindi quando briccate, essenzialmente, aprite, che ne so, con lei e con lui, magari tre entrap, che dite fate un cazzo, essenzialmente. In realtà è possibile fare... la settate oppure la attivate. Meglio attivarla perché durante il turno avversario è un po' un meme, però vabbè. Con lui, all'end phase, vi addate la rituale da deck e dopo... O durante la difesa questa è attiva, o durante la main dell'avversario, attivate, risciaffolate la spell di staddati e potete evocare o lo, o più probabilmente andate a evocarvi lui per andare a fare Saurovis che è un'interruzione, oppure andate a cercare Saffira per avere follow up il turno dopo, se quelle tre entra per esempio sono in perma, ne Ash, Nibiru, abbastanza qualsiasi deck ci va sotto, quindi non doveste morire, quindi potete darvi lo e roba del genere, secondo me è bella da dire sta roba. Poi, dogmatica, il reparto più grande dogmatica mai visto. Bello, vabbè, Maximus più 3 Nadir, facile. Poi spiegherò i target di Nadir. E io uso sto pacchetto perché, ok, Diviner è forte, non ho detto che costa, io l'ho vendute le mie, quindi vabbè. E voi giocareste le 3 Diviner più Trias e avevi specialmente low. Dogmatica un po' meno forte perché dovete per forza vedere o la rituale o un mostro rituale, perché dato che Maximus non può buttare giù due araldini perché chiedono nome diverso e quindi di solito buttate giù Garura, vabbè, per andarvi a cercare Maximus, e poi buttate giù un araldino oppure un board breaker oppure Omega in caso, perché anche Omega dopo quando spiegano i target è forte con la trappola e quindi sì, dovete avere un po' di fortuna per pescare un'altra parte dell'engine, però per quanto andate a pescare dovrebbe essere abbastanza fattibile. Poi di carte non engine. Forse vai più sotto draw con Nadir. Ah sì sì, beh, con cosa non vai sotto draw, effettivamente. Con Nadir vai molto sotto draw, però a parte Nico che lo gioca e ce l'ha incollato quando gioca contro di me. In teoria. In teoria. Poi vabbè, non engine, tre pre-prep che in sto deck sono fortissime. Tre prosperity che sembrano un po' strane da giocare con Nadir, perché dato che durate manda giù Nadir, Garura e pescate uno. Però servono per la consistenza e mai che vada di Nadir buttate giù Omega oppure un'altra carta e via. Cioè, secondo me Prosperity serve e in caso se giocate le Diviner queste le swappate per Extravagance, essenzialmente. Cambiate un po' l'extra, mettete Extravagance che è 10 volte più forte con... I vari target di Extrava. Sì, per giocate che prendete tutta la roba per OTKare e 3 Diamond. E però è più forte, perché questa pesca 1 e l'altra pesca 2. Cazzo, e poi l'ultima cosa, uno per uno, perché avevo uno spazio, ho pensato, Colled, se lo vedo sicuro non mi tiro niente,
Poi quando mi tiro lo troll e non ce l'ho in mano, bestemmio perché mi triggera, quindi piuttosto avere una carta che va sotto troll perché è speciale e io vado a cercare lo, è una cosa in più. Piuttosto di rosicare per troll, per Cold essenzialmente. Poi di Entrap abbiamo 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Veiler, 3 Perma, classico. 12 Entrap, come dice il grandissimo pack, perché questa idea l'ha presa da lui, 70-30, quindi 30% Entrap, 70% main deck, a posto. Mi sono trovato benissimo. E poi quando andate going second aggiungete altre 3 Entrap per avere un po' più di draw power, quindi per esempio, dato che pescate 6 anziché 4, andate a togliere 5 non 4. Sì, no, peschiamo 6, abbiamo 6 carte in mano, quindi abbiamo un po' più di sulla vedere engine. Togliete per esempio, io tolgo queste 3, aggiungo 3 Entrap o 3 board breaker in modo da poter andare sopra le board, semplicemente. Poi andiamo per l'extra. L'extra è molto strano. L'incuribo, che mi serve essenzialmente per andare in dark, andare a rubare e poi andare a otticappare. Poi due Dynamond, che sto mazzo tipo fatta apposta, troppo forte. Poi Mascherena, Laina e Avramax. Andando a spiegare un po' le cose strane. Allora, Avramax ce l'ho perché essenzialmente no, accesco soltanto la ristampa e non vado a spendere 10 euro per una carta che quando super costerà 4 euro, forse anche meno. E vabbè. Laina la uso perché magari Mirror vado ad evocarmi lo, vado a settarmi roba e può essere forte. Mascherena è qua per il meme perché mancherebbe SP. SP siamo poveri, come detto col Pretty Miner, non ce l'abbiamo, altrimenti probabilmente andrei a cattare loro due. Metterei, vabbè, Mascherena teniamo e qua metterei SP probabilmente, perché lei per il Mirror è forte. Ma anche solo perché poi togli Nibiru, fai SP sì, con lei quando fai Nibiru. Anche è proprio forte. E poi quando uscirà la nuova spell, questa se ne va e si mette un Secure Guard. Ah sì? È perché la spell, quando evochi un rituale, quella nuova, quando evochi un mostro lucido, puoi fare il rituale effetto rapido. Cioè quando viene specializzato un mostro, fai il rituale effetto rapido, tu fai Secure Guard con lo e fai sopra. Ci sta. Senza mai andare a cercare Saffira o roba del genere. Poi un Typhoon, ci può stare. È sempre forte. Contro i mazzi di qua inutile, però vabbè. Poi i target di Nadir. Omega secondo me è forte perché uno, ho scoperto che reshuffle anche il cimitero avversario, quindi tipo la Promethean via, Populus via. Poi cos'è che c'è da togliere? Going second contro Fire King, basta essenzialmente questo. Ash se la rievo con i Flambers, però beh. Però questo è anche forte perché è fin tanto che non arriva la nuova spell, vi riscate questa. Andate a monopera, ve la spaccheranno sempre. Fate effetto, rimescolate il volo 2, potete andare a ricercare. Onesto. Quindi secondo me ci sta. Poi Malong, 2002 d'attacco, vi può andare a cercare Maximus. Ed è comunque un mezzo board breaker, perché rimbalza una carta face up dell'avversario. Ed è forte, quando andare in second. Due Araldini, facile per andare a dare o la rituale o mostro rituale, dipende da cosa avete in mano. Due Entis per andare a spaccare e un Garura per pescare, facile, presta tua nicchia. Perché il mio è disperso verso Milano o sobborghi, non so dove sia. Posti. Infatti, poi abbiamo tutto in Nibiru. Side, tre belli contro Labyrinth. Ciao. Contro, cioè è forte anche contro Fire King tecnicamente, se prende Flamberge. È forte anche contro te stesso. Sì, è forte anche contro me stesso, assolutamente. Tirato su Saffira questa fa molto molto male, però comunque secondo me ci sta di side. Oltretutto altre Entrap, ci sarebbe Ogre, che è forte contro Voiceless, perché spaccate o la magia continua o la trappola continua, però vabbè. Contro Fire King, quando fanno effetto principessa, non posso andare a fare la Amble Whale, quindi vabbè. Però Ogre, sinceramente, Ogre. Contro Fire King sempre, tre bellissimi Soul Release. Bannate 5 e addios al loro follow up. E sì. Ma anche follow up, ma anche interruzione del tuo turno, cioè. Sì, ma è il follow up il problema, perché vabbè, la Promethean tanto da targhetta, avete la magia che non vi fa targhettare, quindi vabbè, il problema è proprio quando fanno Flamberge, evoco 2, addo 2. Cristo Dio, cosa puoi dirgli là? TTT, che le vado a sideare se vado primo. Anche andando secondo, qualche volta, dipende dal mazzo, quanto gioca nel mio turno, però andando primo queste le metto sempre, al posto sicuramente di Nibiru, perché se tirano troll almeno guardiamo la mano avversario, oppure peschiamo a necessità. Tre cicloni cosmici contro la bellissima Farking Island, oppure contro Labyrinth, e non penso c'è niente da dire in realtà sul ciclone, sempre forte in sto meta.
E bellissimo, l'ultima cosa, summon limit. Tanto voi su Voiceless fate 2-3 summon a turno, perché avete lo e dopo fate lo Skull Guardian, sono due, quindi ciao, il vostro l'avete fatto. In più l'andate ad attivare dopo aver fatto la board, quindi nessun problema. La girate contro quando fanno Ash, Addo Poplar, Special Poplar, Summon Limit, concedo perché non posso fare assolutamente niente. Come forte contro Goblin, grande meta contender del mazzo. Però ci ha fatto rispettare oggi. Infatti. Robina, Eglen, Summon Limit, anche con l'addio. È stato molto forte. Sì. E che altri meta, poi i mazzi meta ci sono, Labyrinth, vabbè, non parliamone. E basta in realtà. Altri mazzi meta che vanno sopra le due summon. Qualsiasi mazzo va sopra le due summon. Sì, beh, vabbè, questo. E niente, rimetto il token di bio, perché è bello. E beh, questo è il mazzo e secondo me... Non so se mai passerò la versione con le Diviner, perché oggettivamente il Nadir ti dà quei target di extra in molti più black spot. Ti può salvare il culo Nadir, perché sì, parti con una magia, mandi giù un tiss, è comunque forte. Ma peccato perché ti addi follow up e in più c'hai quel bellissimo board breaker che puoi avere in Malong, in tiss, quella roba là, cioè, secondo me ci sta. Sì, non è male. Si trada per droll, assolutamente sì. È più Maximus, cioè... Non dovete attivarlo se avete contro i voi Voiceless, perché non è un bella roba, però contro gli altri mazzi togliete risorse anche, perché tipo contro Fire King, no, non tanto Fire King quanto Snake Eye, loro hanno tutti i cosi di extra per andare in combo, già toglierne due sì, non fa male. Si togliono l'UTK, però... Sì, si danno a togliere sicuro la seconda principessa, è già stato un togliere una seconda principessa, lo togliete, comunque... Questo, un bellissimo mazzo. Boom. Bello forte. Salutiamo. Che non puoi targettare. No, è molto forte, soprattutto perché non puoi targettare. No, il non target. Salutiamo tutti, un bacio e... Commenti, suggerimenti, dato che il mazzo è comunque... Telegram, descrizione, card trader. Ah, già, gioco a 40. Di prendere i soldi e... Infatti. Dai, ti dico, non vuole darmi. Non sei uno schiavo. Ciao. Ciao.